Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudio, questo è Creativamente. Come vi avevo promesso, oggi andremo a realizzare la borsa in fettuccio portatutto coordinata alla culla Port & Fan che abbiamo visto insieme la volta scorsa. Quindi questa borsa è realizzata in fettuccia negli stessi colori della culla, proprio per fare il coordinato, quindi il Tiffany e il bianco, proprio perché io avevo già realizzato la culla di quel colore e vado a farla in questo modo per richiamare. Quindi quello che vi occorre per questa borsa portatutto, che all'interno ci possono stare i pannolini, le salviette, il biberon, il ciuccio, un giochino, è veramente molto capiente e può essere utilissima per portarvi dietro tutto, diciamo, l'occorrente, diciamo, per andare per uscire con il vostro bebè, o anche solo per tenerla a portata di mano, che è molto comoda averla magari vicino per poterla spostare con tutto dentro l'essenziale. Per realizzare questa borsa vi occorre quindi della fettuccia dei due colori, una chiusura cartella come potete vedere qui, due moschettoni per attaccare la tracolla e un fondo. Io ho utilizzato un fondo di legno 30x10 cm, quindi questo è tutto quello che vi occorre per realizzare questa borsa. Se non volete usarla come borsa, diciamo, portabebè, che state guardando questo tutorial e non vi interessa, diciamo, per quest'uso, può essere comunque un'idea per realizzare una qualunque borsa per uscire, ok? Sempre in fettuccia, e può essere un'idea anche per una borsa, diciamo, normale, non specifica per il coordinato bebè. Questo è quanto, vi lascio il tutorial. Allora, per realizzare questa, diciamo, borsa portatutto, per i bebè coordinata alla culla, come vi avevo promesso, ci occorre una vase in legno. Io vado ad utilizzare la misura 30x10, un uncinetto numero 8 e un uncinetto più piccino per passare nei fori il primo giro, e poi la fettuccia. La fettuccia vado ad utilizzare questa nuova arrivata, che sono bobine da 700 grammi, e andrò ad utilizzare il bianco e il Tiffany, ok? Qui vedete la bobina intera. In realtà, come vi avevo promesso, andiamo ad utilizzare gli avanzi, diciamo, della culla che abbiamo precedentemente realizzato nelle scorse settimane. Così chi di voi magari l'ha realizzata e ha avanzato la fettuccia può abbinare e fare la borsa portatutto coordinata. Allora, partiamo subito, andiamo a inserirci qui nel fondo. Quindi vado a inserirmi con l'uncinetto qui nel fondo, passo nel primo foro, estraggo il filo e vado a lavorare una maglia bassa. Ah, lavoro la fettuccia singola, ok? Per la borsa non c'è bisogno che sia messa doppia. Passo nel foro a fianco e faccio un'altra maglia bassa e procediamo così per tutti i fori a lavorare una maglia bassa per foro. Procediamo in questo modo. Arrivati qui nella curva, allora vedete che ho realizzato una maglia bassa per ogni punto in tutti i fori, diciamo, del lato lungo, ok? Quindi da quest'angolino qui fino all'altro angolino. Adesso dobbiamo fare la curva e andiamo a fare degli aumenti, perché altrimenti la lavorazione rimane troppo tirata. Quindi entro nel foro successivo, quindi nel primo proprio vero e proprio della curva, e vado a lavorare due maglie basse nello stesso foro. Quindi vedete che ne ho presa una, rientro nello stesso e ci lavoro la seconda in questo modo. Nel foro successivo lavoro una maglia soltanto. In quello dopo ne lavoro di nuovo due nello stesso foro. Poi di nuovo una sola. Dopodiché ne faccio di nuovo due nel foro a fianco. Poi una, dopodiché termino nell'ultimo punto facendone due. Da qui in poi torniamo a lavorare una maglia solo per foro,
fino ad arrivare qui nell'altro punto e dopo ripetiamo l'alternanza di 2-1-2-1 per tutta l'altra curva, come abbiamo appena visto. Allora, guardate, ho terminato tutto il primo giro e adesso andiamo a fare un giro intero di maglia bassa. Quindi entro direttamente nel primo punto. Innanzitutto cambiamo uncinetto, perché ne stavo usando una veramente piccola per passare nei fori. Cambiamo uncinetto e andiamo a lavorare tutto il nostro primo giro di maglia bassa. Non faremo più nessun aumento, li abbiamo fatti nel giro prima e bastano, quindi sono sufficienti, non c'è bisogno di farne altri. Procediamo semplicemente a lavorare una maglia bassa per punto. Così. Allora, arrivati a questo punto, abbiamo finito il primo giro di maglia bassa, adesso vedremo come lavorare tutto il punto a punto spiga, diciamo, perché deve essere uguale identico alla lavorazione che abbiamo fatto per la culla. Vado a mettere un marker, un segnapunto qua, perché lavoreremo in circolare a spirale, cioè per non far vedere la chiusura, e quindi dopo diventerà difficile individuare qual è la fine del giro, però a noi serve saperlo per quando faremo le righe di cambio colore. Quindi andiamo a inserire un marker, volevo metterlo qui perché non mi desse fastidio. Voilà, in questo modo, così sappiamo regolarci di dove finisce il nostro giro, perché adesso noi andremo a puntare direttamente qui nel primo punto e andiamo subito a lavorare la prima maglia bassa senza fare punti di chiusura, ok? In questo modo lavoreremo in circolare e non si vedrà il punto di cucitura. Andiamo a fare maglia bassa presa a spiga, diciamo, no? Per fare il punto spiga, uguale identico come abbiamo fatto nella culla. Per chi non lo sapesse, si fa una maglia bassa normale, ma invece di puntare qui dove punteremo normalmente, andiamo a puntare qui in mezzo alle due barrette alle due barrette verticali del punto. Quindi in questo modo entro all'interno e lavoro il punto e vedete che si crea proprio una piccola spiga, ok? Quindi è una maglia bassa con questa piccola variante di dove si punta. Sicuramente molte di voi già la conoscono. E quindi procediamo in questo modo a lavorare una serie di giri con questo colore, poi cambieremo colore, useremo il bianco, ok? La faremo di questi due colori per abbinarla, come dicevo prima, alla culla. Quindi procediamo e poi vi faccio vedere, fra un po' di giri il risultato finale. Allora, guardate, ho realizzato, diciamo, quasi tutto il corpo borsa, quindi in totale sono andata a realizzare 30 cm di lavorazione, 10 cm verdi, 10 cm bianchi e altri 10 cm verdi. Indicativamente per ogni 10 cm ho realizzato 3, 6, 7 giri, ok? Quindi 7 giri verdi, 7 bianchi e così via. Allora, adesso voglio farvi vedere come andiamo a completarla qua in cima, e tra l'altro vi faccio vedere anche a fare il cambio di colore, così sapete farlo anche voi per le altre righe. Si fa tutto uguale, perché adesso andremo di nuovo a lavorare con il bianco. Quindi vado a prendere la mia fettuccia bianca. Quindi vi faccio vedere appunto fare il cambio colore. Allora, innanzitutto qui al fondo mi ero messa un marker di dove iniziava e finiva il giro per sapere esattamente dov'era, perché poi lavorando in circolare non si sa più. Quando dovete cambiare il colore per fare le righe, arrivate qui, diciamo, dove c'è l'ultimo punto da fare. Quindi nel mio caso ne disfo uno perché l'ultimo punto è questo qua. E facciamo una maglia bassissima. In questo modo, dopodiché possiamo andare a tagliare il filo e ci inseriamo direttamente con l'altro colore. Nello stesso punto dove abbiamo fatto la maglia bassissima. E facciamo una catenella. Da qui in poi andiamo a lavorare nuovamente un giro di maglia bassa presa a spiga in questo modo. Quindi dobbiamo fare, fatte le tre righe, dobbiamo fare un giro intero ancora di bianco e dopo vi faccio vedere come fare il manico. Quindi finiamo questo giro ancora di bianco e poi ci rivediamo.
Allora, fatto questo primo giro, come vi dicevo, di bianco, adesso dobbiamo andare a fare le maniglie. Allora, per calcolare come fare le maniglie, dovete piegare la borsa esattamente a metà, in questo modo, e poi contate esattamente dal punto di metà al punto di metà quante maglie avete, le suddividete in tre parti. Allora, io ad esempio qui ho fatto 11 maglie e ho messo un marker nell'undicesima. Poi ho contato 11 maglie da qui e ho messo un marker nell'undicesima. Lo spazio in mezzo che mi è rimasto di 3, 6, 7-8 maglie basse è dove andrò a fare il manico, quindi questo è lo spazio della mia maniglia. Stessa cosa va contata anche dall'altro lato. Quindi vediamo subito come fare la maniglia. Proseguiamo a lavorare le nostre maglie basse fino al primo marker che abbiamo posizionato. Quindi così e togliamo il marker e lavoriamo ancora il punto dove c'era il marker. Dopodiché andremo a fare 12 catenelle. Andiamo a togliere l'altro marker e facciamo una maglia bassa dove avevamo il marker in questo modo e vedete che abbiamo fatto la nostra maniglia. Adesso lavoreremo tutte le maglie basse fino all'altro lato in corrispondenza di dove abbiamo fatto la maniglia. Faremo un'altra maniglia, quindi uguale, sempre saltiamo 8 punti di base e facciamo 12 catenelle e completiamo il giro a maglia bassa. Guardate, ho iniziato il terzo giro, sono arrivata qui in corrispondenza della maniglia e adesso vediamo come fare. Allora, puntiamo all'interno della maniglia e andiamo a fare una maglia bassa, quindi non dentro le catenelle, ma direttamente dentro l'archetto e andiamo a fare tante maglie basse fino a che la maniglia, il manico ci resti bello compatto e rigido. Quindi, anche se i punti saranno più di 12, non è importante, ma devono essere belli pressati e rigidi, tenere in forma la maniglia, questo è fondamentale. In questo modo, quindi adesso contiamo e ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 maglie. A me sono state 17 maglie e questo è il risultato. Adesso proseguiremo a lavorare tutte le maglie basse qui. Nell'altro manico faremo lo stesso procedimento che abbiamo appena visto e ci congiungiamo facendo le maglie basse dall'altra parte per terminare il terzo giro. Una volta terminato il giro, vediamo un'ultima cosa. Facciamo un ultimo giro di bianco, l'ultimo della nostra borsa, dove andiamo a fare una maglia bassissima, quindi non bassa, ma bassissima per ogni punto qui in cima, in questo modo. Mentre quando arriviamo qui, per dare maggiore robustezza al manico, andiamo ancora a fare un giro esattamente come prima. Prendiamo il tutto e andiamo a fare un altro giro sopra di maglia bassa in questo modo, come abbiamo già visto, sempre facendo tutti i punti che servono perché il manico resti bello compatto e con questo secondo giro acquista un'altra robustezza che è quella, diciamo. Vedete che anche lui sembra, cioè resta molto molto più grosso e quindi proprio più robusto, più adatto. Quindi terminiamo di rivestire il manico, dopodiché faremo tutte maglie bassissime, rivestiremo l'altro manico e completeremo il giro facendo maglie bassissime. Ok? Quindi queste sono le maglie bassissime di bordatura e questo è il sistema che abbiamo già visto prima, ma facciamo un secondo giro per rivestire il manico. Adesso vediamo come fare la nostra tracolla. Allora, innanzitutto dobbiamo prendere un anello moschettone, la nostra fettuccia e un uncinetto. Allora, della nostra fettuccia ne tiriamo fuori 30-40 cm, così, ok, della codina, e andiamo ad avvolgere l'uncinetto in questo modo. Abbiamo la codina dietro e la parte attaccata al gomitolo davanti. Prendiamo la nostra codina, facciamo un incrocio e la portiamo davanti all'uncinetto in questo modo. Adesso andiamo a prendere il nostro anello moschettone, il nostro moschettone, e andiamo a posizionarlo qui a pari dell'incrocio.
Ok, il filo attaccato al gomitolo sta, diciamo, dietro e qui davanti abbiamo il filo, la codina corta che andiamo a far passare dentro allo spazio qui del moschettone in questo modo. Adesso, guardate bene, facciamo questo incrocio con sull'uncinetto. Ripassiamo davanti, giriamo dietro e andiamo a inserirci qui all'interno di nuovo del moschettone. Ripetiamo quindi dietro l'uncinetto, davanti e dentro. Abbiamo tre asole, dobbiamo farne 5, quindi ripetiamo il procedimento ancora 2 volte. Vedete? Passo così e poi così all'interno dell'asolina del moschettone. Voilà, allora sull'uncinetto avete 5 gettati, ok? Adesso avvolgiamo insieme le due codine perché dobbiamo prenderle sull'uncinetto e farle passare attraverso tutte e 5 le nostre asole. Così tiriamo fino a far uscire la codina corta e poi dopo allarghiamo ben bene le maglie che abbiamo messo. Allora vedete che qui c'è il filo che scorre, ok? Se tiro il filo si allarga oppure si stringe. Allora noi dobbiamo avere un'asola sull'uncinetto, poi allarghiamo le maglie che abbiamo sotto fino a intravedere questo filo che stiamo tirando attaccato, diciamo, al gomitolo, perché dobbiamo andare a prendere l'uncinetto e a tirare fuori di nuovo tutte le asole. Le asole che vengono formate da questo filo, appunto, ok? Quindi noi con l'uncinetto andiamo a individuare questo filo, vedete che se lo tiro si crea l'asola, e la carico sull'uncinetto. Stessa cosa per le successive, vedete? Che se apro estraggo di nuovo tutte e 5 le mie asoline. In questo modo, a questo punto prendo di nuovo il filo e lo faccio passare attraverso tutte le maglie. Le allarghiamo di nuovo ben bene e di nuovo andiamo a estrarre tutte le prossime maglie. Voilà, 5 gettati, filo e chiudo tutto. E vedete che mi si crea questa specie di punto, è una specie di punto tunisino, che è una lavorazione tipo quella dell'uncinetto tunisino, che mi consente di avere una tracolla che oltre ad avere questo punto molto bello, non sarà troppo elasticizzata, ok? Sarà una tracolla con una buona resistenza, e vedete che elasticizza un pochettino, ma non tantissimo, quindi la andiamo a fare in questo modo, per questo motivo, ok? Quindi adesso siamo attaccati al moschettone, dobbiamo lavorarla per tutta la lunghezza che la desideriamo e poi andarla a attaccare dall'altra parte all'altro moschettone. Quindi non so, vedete un po' voi in base alle vostre esigenze se farla lunga 60 cm piuttosto che 90 o quanto desiderate, ok? Io la farò da mettere a spalle, quindi sicuramente un 60-65 cm. Vedete voi se volete farla ancora più lunga oppure se basta così. Comunque la lavorazione si prosegue in questo modo, sempre andando a tirare fuori le asoline. Come abbiamo visto, dobbiamo sempre tirare fuori le 5 asoline e poi andarle a chiudere. Così filo e chiudo tutto.
Quindi si prosegue sempre, vedete, in questo modo, e questa è la lavorazione che si ottiene. Quindi procediamo così per tutta la lunghezza desiderata. Allora, una volta raggiunta la lunghezza desiderata, tagliate una gugliata di filo un po' lunga e estraiamo il filo. Adesso dobbiamo andarci ad attaccare al moschettone e vediamo appunto come fare. Quindi una volta che ci siamo, diciamo, tolti, prendiamo il nostro moschettone, andiamo a inserire il filo da dietro verso il davanti, in questo modo. Con l'uncinetto andiamo a inserirci qui nella prima maglia lavorata, agganciamo il filo e lo facciamo passare. In questo modo abbiamo fatto la prima asola. Adesso di nuovo prendiamo il filo da dietro, lo portiamo verso il davanti passando attraverso il moschettone, in questo modo entriamo nella seconda asolina. Qui prendiamo il filo e lo facciamo passare. Di nuovo ripetiamo lo stesso procedimento, quindi da dietro verso davanti, in questo modo passiamo il filo, andiamo a inserirci con l'uncinetto qui nell'asolina e passiamo il filo. Procediamo per le successive due asoline, ne abbiamo fatte tre, dobbiamo procedere per le successive due. Facciamo passare ancora una volta il filo in questo modo. Dopodiché andiamo qui sotto, entriamo nelle asoline qui del giro precedente, in questo modo, agganciamo il filo e lo facciamo passare. E voilà, abbiamo fissato e terminato definitivamente la nostra tracollina all'uncinetto. Vedete? Questo è il risultato, quindi è leggermente flessibile ma non troppo. Adesso andiamo ad attaccarla qui alla nostra borsa con il moschettone. Vado direttamente a inserirmi qui sull'angolo nei punti lavorati, vado a inserirmi nel secondo giro di maglia bassa bianco, quindi prendo proprio tutto il punto, entro dentro col moschettone e mi inserisco in questo modo. Ok, quindi così la tracolla sarà alzata per mettere la borsa a spalle, in questo modo, e di qui vado ad attaccarmi nella stessa posizione dall'altra parte. Quindi ecco fatto, abbiamo posizionato anche la nostra tracollina, ok? Questo è il risultato. Non ci resta che andarci a fare la chiusura, la piccola patella con la chiusura. Allora, per fare la pattina ho calcolato che dovremo andare a lavorare le quattro maglie centrali per fare la grandezza di questa chiusura. Quindi andiamo ad inserirci. Quindi qui nell'incavo tra i manici saltiamo i primi due punti e andiamo a inserirci nel terzo. Facciamo una asolina e una catenella. Stessa cosa, ci inseriamo nel punto successivo ed estraiamo il filo. Stessa cosa nel punto successivo e stessa cosa nel punto successivo. E abbiamo quattro gettati sull'uncinetto. Passiamo il filo all'interno di questi quattro e li chiudiamo
tutti facendo passare il filo. Vedete che ci ritroviamo nella stessa identica situazione che avevamo per la tracolla, quindi lavorando lo stesso punto, ovvero andando sempre a tirare su le maglie nello stesso modo in cui facevamo prima, quindi così, 1, 2, 3 e 4. Stavolta avremo solo 4 gettati, non 5. Andiamo a lavorare il pezzo di patella, quindi andiamo a fare lo stesso tipo di lavorazione della tracolla per richiamare, ok? Quindi si lavora esattamente nello stesso modo che abbiamo visto prima. Procediamo così per la lunghezza desiderata, quindi dovete provare che questo qui dove ci siamo andati ad inserire è il dietro della borsa, dobbiamo farne un pezzettino un po' lungo in modo che chiuda e scenda qui sul davanti, diciamo fino verso la fine della prima riga. Allora guardate, ho terminato di realizzare, diciamo, la piccola patellina lavorata identica alla tracolla, e qui sono andata a inserire la parte della chiusura, quindi qui la chiusura ha questa scanalatura, come potete vedere in mezzo ci sono dei dentini, con un aiuto di un paio di forbici, di una limetta per unghie, fate entrare ben bene in questa insenatura la parte lavorata con la fettuccia, dopodiché schiacciate e chiudete in modo che i dentini chiudano assieme la pattina. Per quanto riguarda l'altra parte, allora vedete che la pattina con la chiusura arriva esattamente al termine della riga verde, quindi vado a prendere questa parte qui che ha questi dentini, che andremo a inserirli nei fori tra un punto e l'altro della fettuccia, facendo sì che esca sul retro. Dopodiché andremo a inserire questa placchetta nei dentini che sono usciti qui all'interno, schiacceremo le alette e avremo inserito la chiusura. Ok, adesso lo faccio un attimo con calma perché quindi si sono piegate, quindi dobbiamo ben bene cercare di posizionarle innanzitutto al centro e poi di farle fuoriuscire. Ecco, in questo modo, vedete che l'ho fatta perfettamente entrare, misuriamo ancora che vada bene, sì, vedete, in questo modo. Adesso vado a fissarle e piegare le alette all'interno della borsa. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la mia borsa e questo è il risultato. Per finire sono andata a fare le due nappine che ho legato ai manici esattamente come avevamo fatto alla culla per richiamo. Quindi nel tutorial della culla, se lo guardate, vedete anche il procedimento per fare le nappine, che è lo stesso identico che vi hanno usato qua. Quindi questo è il risultato, spero che vi piaccia, la borsa è molto capiente, molto grande, quindi ci sta veramente tutto l'occorrente che uno deve portarsi dietro. Spero che il progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. Aspetto sul gruppo di Facebook Maria e l'amica uncinettina le foto delle vostre creazioni. Un bacione!